Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un prodotto che è diverso tempo che utilizzo nella formula 5.4. Oggi invece scopriremo insieme il TestMed Fit 5.8. Allora, questo è il manuale. Per chi mi segue da un po' di tempo, saprà perfettamente che io col 5.4 mi trovo alla grandissima. Questa è la versione un po' più evoluta in termini di elettrodi. Ora vi mostro nel dettaglio il macchinario. Questo è il 5.8, eccolo qua, lo vedi, molto carino. È praticamente identico al 5.4 che ho qua. Questo qui è il 5.4, come vedi, è la stessa identica macchina come dimensioni e tutto il resto. Però con il 5.8 possiamo permetterci un lusso che il 5.4 ovviamente non ci dà, ed è lì che interviene l'aggiornamento. Il 5.8 ha due cavi, quindi ha sempre un doppio canale. Il cavo del canale ha quattro uscite, quindi noi abbiamo quattro elettrodi, eccoli qua proprio, che si possono connettere ad ogni canale. Grazie a questo aggiornamento riusciamo ad avere e a fare nello stesso momento più muscoli insieme, o comunque spazi ed aree più ampie della stessa muscolatura. Per chi non conoscesse questo tipo di elettrostimolatori, oggi vi faccio anche un piccolo riassunto delle funzionalità che ha e dei programmi che propone. Allora, intanto il manuale, perché è così importante da studiare e da conoscere? Perché all'interno del manuale abbiamo ovviamente tutte le specifiche per il suo utilizzo base. Vi mostro la pagina proprio iniziale, eccola qua. E poi perché abbiamo all'interno del manuale, una volta che abbiamo messo le batterie e tutto il resto, abbiamo anche le grafiche molto semplici per capire come posizionare i vari elettrodi. E poi diventa importante perché abbiamo tutte le programmazioni da seguire. Allora, questo manuale è piccolo e semplice, ma è davvero perfetto allo stesso tempo, perché ci permette di avere tutti i programmi sotto controllo senza uscire pazzi nello scegliere questo piuttosto che quell'altro. Ovviamente, se non si hanno un minimo di basi, vi consiglio di scoprire e di approfondirle grazie ai miei articoli che trovate nel link in descrizione e anche al video specifico per chi ama l'elettrostimolazione. Ho fatto proprio un video per capire cos'è l'elettrostimolatore, i vantaggi, i pregi, i difetti e le sue funzioni. Detto questo, andiamo a capire come funziona il Fit 5.8, cercando di carpire tutti i vari segreti per capire un po' come sfruttare al meglio i percorsi personalizzabili o ovviamente i preimpostati, perché c'è differenza tra questo e quello, e come scegliere il programma ideale per le nostre necessità. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice. Questo è un macchinario che ha la certificazione come dispositivo elettromedicale. Nonostante il costo davvero basso, è una macchina che è molto utile per diversi stati infiammatori, per diversi stati, per esempio, come le contratture, piuttosto che dei fastidi muscolari, o magari se uno, per esempio, fa uno sforzo eccessivo, ecco, diventa una macchina eccezionale per fare defaticamento, piuttosto che prepararci ad uno sforzo intenso. Allora, come funziona però questa macchina? È bene capire le varie dinamiche. Intanto, come si accende? Tasto centrale in alto, lo vedete qua, eccolo qua, è proprio il tasto di accensione, e vicino alla M per sceglierci quella che è l'impostazione, eccola qua, Massage, Tense o MS. Io con la M mi scelgo la mia impostazione preferita per il percorso che voglio attuare. Poi con la P, ma siamo su EMS, con la P mi scelgo il numero del programma. Come vedete, io ho diversi programmi preimpostati fino a U1. U1 è il percorso che posso tranquillamente autoregolarmi. Allora, cosa fondamentale, leggiti l'articolo perché è molto dettagliato, scopri le mie guide gratuite o magari scegli un percorso di allenamento a pagamento, ovviamente con me, col personal trainer. Se sei magari interessato ad un'evoluzione della tua, per l'appunto, conoscenza e della tua applicazione con l'elettrostimolatore. Se però nel frattempo vuoi semplicemente affinare un po' la tecnica e capire come funziona il macchinario, leggiti l'articolo che è davvero sempre disponibile online e te lo puoi spulciare ogni volta che ne voglia. Comunque, siamo sulla U1, tengo premuto P, come vedi mi cambiano delle cose. Mi porta il set e mi dà gli hertz di lavoro. Qua adesso io ho 5 Hz, poi clicco su P, ho 300 microsecondi. Questi sono personalizzabili in che modo? Così io posso scendere e posso eventualmente
aumentare gli hertz. Perciò si parla di frequenza, si parla di tempo di lavoro per quella frequenza, quindi impulso, frequenza, tutte cose che devono essere imparate se si vuole approfondire questo tipo di dinamica. Comunque noi tendenzialmente useremo all'inizio, per quanto mi riguarda, il consiglio che do è sempre quello di partire con programmi preimpostati, perché è molto più semplice poi sfruttarli al meglio del potenziale, anche perché sono davvero fatti molto bene. Per esempio la TENS, per quanto riguarda lo smaltimento di un eccesso di fatica, con il massaggio preimpostato, per esempio io uso tantissimo il gambe pesanti per quanto riguarda il massage, ragazzi, davvero una meraviglia. Cioè, prima della partita o anche dopo la partita ti scarica molto la tensione, lo stress, ti rimette davvero molto bene, ti riattiva bene la circolazione e ti stimola anche ad un lavoro migliore, in quanto abbassa il rischio di infortuni. Quindi, quando si parla di elettrostimolazione, si parla di tante cose, ma quella più importante è saperlo utilizzare per il giusto motivo. Per approfondire, sono già stato abbastanza chiaro, per acquistare il 5.8, sempre in descrizione trovo il link per acquistarlo che è direttamente su Amazon. Allora, che altro voglio dirvi? Voglio dirvi che con questo, diciamo, piccolo strumento, avendo fatto tanti video con il 5.4, potrai tranquillamente utilizzare gli stessi video per allenarti sfruttando il 5.8. Vi faccio un esempio banale. Ho fatto un video, per esempio, per le spalle, dove applico più elettrodi soltanto su una spalla e quindi vincolato, no, all'articolazione singola e alla muscolatura parziale. Ecco, nel caso del 5.8 possiamo fare un lavoro totale per la spalla, ma all'unisono. Quindi io posso mettere, ad esempio, elettrodo frontale, mediale, posteriore e magari stimolare due fasi del deltoide, due zone del deltoide mediale, e posso farlo in contemporanea sfruttando per l'appunto l'altro elettrodo con le quattro uscite per gli elettrodi. Quindi, come vedete, è molto più pratico se si vogliono allenare tante zone o magari zone più ampie per quanto riguarda uno sviluppo più completo. Cosa secondo me determinante con i quattro elettrodi, e lì è veramente il vantaggio per chi fa trattamenti sulla pancia e sulle gambe. Allora, il doppio elettrodo purtroppo ci limita un pochino, nel senso che se io ho bisogno di attivare un bel po' i fianchi piuttosto che la pancia, usando due elettrodi, anche se sono elettrodi di quelli orizzontali, comunque copro meno spazio. Sfruttandone 4, posso usarne 4 orizzontali, 10x5, e allora la cosa cambia, perché io copro molto più spazio e quindi ottimizzo i tempi. Il TESMED Fit 5.8 ha il vantaggio su tutti che ottimizzi i tempi di lavoro. Ha un'importante forza in termini di impulso, perciò anche con livelli di intensità non particolarmente alti si hanno delle percezioni molto forti sul muscolo per quanto riguarda elettrostimolazione, quindi magari il lavoro sulla massa muscolare piuttosto che la tonificazione. Il lavoro per quanto riguarda l'incremento della massa stimola molto di più anche l'attivazione del metabolismo e di conseguenza il consumo dei grassi. Ma su questo argomento ho fatto davvero moltissimi video. Adesso non vi resta che lasciare un bel like, iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, fate la scelta consapevole e ricordatevi che questi prodotti qua sono dispositivi davvero di alto livello, nonostante un prezzo molto contenuto. Perciò li utilizzo io, li sto facendo usare praticamente a tutti quelli della mia famiglia, ai ragazzi che mi scrivono online, anzi che vi ringrazio, che siete ormai tantissimi, e chiedete anche percorsi personalizzati. Sì, si possono fare percorsi personalizzati, perciò anche per questo tipo di prodotto andate in descrizione e trovate tutto quello di cui avete bisogno. Non ci resta che vederci presto e mi raccomando, rimani connesso con WKT, perché presto usciranno anche i nostri percorsi formativi, ma non ti anticipo niente perché ci sarà davvero un bel lavoro da fare insieme. Detto ciò, buona serata, buona giornata, in base a quando lo stai vedendo, al prossimo video.